Fuoco, acqua, terra, aria. Venerdì 11 maggio 2018, a Grugliasco, in provincia di Torino, nel Parco Culturale delle Serre, si è concluso il progetto didattico Incontri con la preistoria e affinità con i nativi d'America, curato da Ivano Ciravegna. Il progetto, inserito nell'ambito della proposta dell'offerta formativa rivolta alle scuole, che vede la collaborazione con l'associazione Uncapi di Genova e con la Rosebund Sioux Tribe in South Dakota, nel Nord America, è giunto ormai alla sua 10ª edizione. Gli oltre 200 allievi delle classi terze di 5 scuole della città, al termine dei laboratori e degli appuntamenti avuti nel corso dell'anno scolastico, si sono incontrati con il poeta Lakota Sikangu Gilbert Duville, che ha avuto modo di rispondere ai vari quesiti dei bambini e raccontare significato, funzione e utilizzo che hanno avuto questi elementi vitali, fuoco, acqua, terra e aria, nella cultura Lakota. Dopo i saluti dell'assessore all'ambiente Emanuele Gaito e del presidente dell'associazione Uncapi Sergio Bugolotti, l'incontro è proseguito infatti con le tante curiosità e domande che i bambini hanno rivolto a Gilbert. Da quali elementi naturali ha tratto ispirazione per le sue poesie? Tra fuoco, acqua e terra, qual è l'elemento che ritiene più importante? Oltre a rispondere alle numerose domande, Gilbert ha avuto anche l'occasione di riflettere sulla nostra madre terra, sempre più debole e malata per le continue estrazioni dal suolo e le massicce deforestazioni. Nel vasto spazio del locale delle serre, dopo aver scattato le fotografie, prima di chiudere l'incontro, i bambini ed i loro insegnanti hanno dato vita ad un grande girotondo, ringraziando e salutando i quattro principi naturali, fuoco, acqua, terra e aria, elementi considerati al tempo stesso visibili ed invisibili, fisici e magici.